Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e in questo momento ci troviamo al Mobile World Congress 2017 allo stand di Visa. Qui abbiamo visto un sacco di innovazioni tecnologiche che adesso vi andrò a mostrare. Tante cose interessanti che riguardano la realtà virtuale, i wearable e nuovi metodi di pagamento attraverso lo smartphone. Andiamoli a vedere! La prima novità che abbiamo avuto modo di provare è legata alla realtà virtuale. In sostanza, Visa ha integrato ad un ambiente virtuale i suoi sistemi di pagamento. Ad esempio, con un solo sguardo è possibile aggiungere al carrello e acquistare i biglietti di una gara automobilistica e tutto il suo merchandising. Un'altra soluzione ideata da Visa riguarda i QR code. Immaginatevi di ordinare una pizza a domicilio, ma di non avere i contanti necessari per il pagamento. Attraverso l'app dedicata potete scannerizzare un QR code e inviare in modo istantaneo il denaro. La stessa cosa potrete ad esempio farla per pagare la spesa al supermercato. Degli altri oggetti che devo assolutamente farvi vedere sono dei wearable. Eccoli qui. Questi per esempio potrebbero sembrare dei normalissimi anelli, ma in realtà sono delle carte di credito NFC. Semplicemente appoggiandole a un ricevitore contactless potete eseguire i vostri pagamenti. Queste invece sono delle vere e proprie carte di credito. Infatti se voi fate così, adesso glielo romperò e si arrabbieranno tantissimo, questa è una semplice e normale carta di credito contactless che si può inserire in diversi smart band come questo. Questo diciamo che è molto sportivo, però potete inserirlo un po' dove vi pare e effettuare i vostri pagamenti. Solitamente questi vengono rilasciati ai clienti direttamente dalle banche. I metodi di pagamento contactless non terminano qui, perché anche tutti questi braccialettini e orologi hanno il medesimo funzionamento. Beh, direi che il futuro dei pagamenti tecnologici è abbastanza figo. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo a uno dei prossimi video qui direttamente dal Mobile World Congress 2017. Baci, ciao!